Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Oggi perché siamo qui? Perché siamo qui? Dobbiamo preparare un'insalata, giusto? Un'insalata. Torniamo a fare dei piatti un po' più leggeri. Sì, però sì. No, non è vero. Però ho fatto una scoperta pazzesca. Veramente? Cosa hai capito? Non ho capito nulla, ho fatto una scoperta pazzesca. Brava, e cosa hai scoperto allora? Ho scoperto il sedano rapa. Veramente? È bruttissimo a vedersi, non l'avevo mai comprato, era proprio repellente. Non so perché, la volta scorsa... Sembra tipo la faccia di una strega tutta bitorzoluta. Sì, la volta scorsa ero incuriosita da questo tubero. È un tubero? È un coso, un ortaggio sicuramente. Sì, quello sì. E allora l'ho preso, ho cercato un po' su internet come prepararlo e nessuna ricetta mi soddisfaceva al 100%, poi alla fine ci ho messo del mio ed è venuta fuori, ragazzi, un'insalata. Diglielo com'è, è un'insalata veramente. Basta, non glielo dire, andiamola a fare. Ed ecco gli ingredienti per la nostra buonissima insalata di sedano rapa. Allora, per me è una scoperta, come vi ho detto, però da quando lo conosco sono drogata di sedano rapa. Occorrerà per 3 persone, per una porzione molto molto abbondante di insalata, mezzo sedano rapa, 3 carote grandi, una bella mela, se avete le fuci sono meglio, io non ce l'avevo, mezzo cucchiaino di semi di anice, una presa di semi di finocchio, 20 g di grigli di noce, 15 g di uvetta sultanina. Allora, uvetta e noci potete anche eliminarli, anche l'anice viene buona lo stesso, ma così acquista quel quid in più. Pepe, sale e olio 2 cucchiai circa, naturalmente una spruzzata, il succo di mezzo limone. Procediamo con lo sbucciare mela, sedano e carote. Ok, come per magia le nostre verdure sono belle, pulite, lavate e sbucciate, quindi procediamo. Tagliamo a julienne carote, sedano rapa e mela. Ho montato l'accessorio per tagliare a julienne nel mio mixer. Il mio è un Simac che non fanno neanche più, quindi è inutile che vi dia alcunché di indicazioni. Comunque è un robot da cucina che ha l'accessorio per tagliare a julienne. Vado! La nostra bella carota tutta affettata a julienne. Senza lavare il mixer inserisco il sedano rapa. E adesso tagliamo la mela. Adesso tutti i nostri ingredienti sono pronti per diventare una splendida insalata. Prendiamo una bella bowl capiente e metto con mani ben pulite carote, perché qui le mani ci vanno, sedano, mela che porterà la dolcezza, metto i semi di anice, spezzetto ulteriormente le noci e le metto dentro, però a mano perché voglio che siano grossolane e che si sentano al palato e che creino contrasto con la morbidezza delle verdure. Mettiamo l'uvetta sultanina, il sale, sempre prima dell'olio, mi raccomando, un pochino di finocchietto, guardate, un cucchiaino. Se volete mettete un po' di pepe, ne metto proprio poco, quindi il succo di limone, metterò il succo di un limone e ovviamente un giro d'olio, io metterò 2 cucchiai. E adesso rivestiamo bene il tutto. Non vi nego che se non ci foste voi, io questo lavoro lo farei con le mani, perché ha tutto un altro sapore. Bene, la nostra insalata è pronta. Potete servirla così, bella e fresca, accanto a qualunque cosa. Ieri l'ho mangiata accanto a del salmone in scatola, oggi ha una bella fetta di tonno alla griglia. Potete servirla sia con pesce che con carne, è buonissima comunque ed è leggerissima, è piena di cose che fanno bene alla salute. E allora vi faccio le foto e noi ci vediamo dopo. Visto come è
bella questa insalata, è ricca di ingredienti, veramente. Non si può dire un'insalata di quelle tristi, ecco. No, affatto, però si può dire un'insalata sicuramente light, piena di cose buone e saporitissima, sì, che sì, sta sì, benissimo in accompagnamento con il pesce. Tonno, pesce spada, anche il salmone e il tonno in scatola. Anche la carne. Sì, anche la carne ci sta bene, però quel sentore di finocchietto, di anice, quell'uvetta. Sì, quel dolce amaro che si compensano, è ragazzi, il croccante della carota, del sedano, appunto. Buonissima, cioè anche da mangiare sola con un bel pezzo di pane. È fantastica, deve essere buona anche con un formaggio pepato tagliato a pezzettini. Va bene, ve lo faremo sapere se è così. Buonissima, ve la consigliamo. Se questa ricetta vi è piaciuta, mi raccomando, regalateci un bel pollice in su e magari condividete anche questo video sulle vostre pagine Facebook. Magari condividetelo. Magari, dai, condividetelo. Diglielo, condividetelo. Condividetelo, avete capito? Bene, e quindi noi, sempre in allegria, ci rivediamo presto sulle vostre tavole. Ciao!